Ciao ragazzi, sono Simone Salernitano, collaboratore tecnico di MV Padel e maestro nazionale. Oggi andremo ad analizzare alcuni aspetti tattici nel passaggio dalla difesa all'attacco. In questo primo video analizziamo come la coppia Belastaghin e Coelho, in particolare il giocatore di destra, quindi Coelho, riesce a conquistare la rete in pochi colpi con molta rapidità, senza il pallonetto, senza l'utilizzo del pallonetto. Vediamo come da questo momento del punto Coelho e Belastaghin vengono mandati in difesa dopo che hanno provato a non perdere la rete. C'è un primo colpo, ovvero questo, dove Coelho prova a spingere la palla per mettere in difficoltà gli avversari. La palla gli ritorna più corta perché dopo una palla rapida l'avversario che si ritrova sulla sua diagonale va in difficoltà e gioca una volée di blocco. Lui gioca successivamente un'altra palla bassa muovendo l'avversario che si ritrova in lungolinea. Fa ancora un passo avanti per giocare il terzo colpo. Lo gioca al volo per togliere tempo cambiando di nuovo direzione e facendo sì che la palla poi gli ritorni ancora più facile. Per poi arrivare sul quarto colpo, che è questo, attaccandosi alla rete e giocando un per tre in lungolinea. Con quattro colpi riesce ad attaccare la rete con rapidità, togliendo tempo agli avversari e chiudendo il punto facendo un per tre. Nel prossimo video andiamo a vedere il modo più classico per attaccare la rete, quindi con il pallonetto. In questo caso vedremo come i giocatori che si ritrovano a fondo campo sceglieranno il momento giusto per fare il pallonetto senza la fretta di farlo su una palla che può risultare più difficile. Vediamo subito come LeBron su un buon servizio di Cingotto risponde basso senza la fretta di dover fare il pallonetto. Subito dopo il suo compagno Galan risponde anche lui basso su una volée di Teglio e sulla volée successiva gioca ancora un rovescio in uscita di parete basso su Cingotto, che fornisce a LeBron una palla più comoda verso il centro e poi successivamente potrà giocare il pallonetto per mandarlo indietro. In questo caso vediamo un concetto molto importante di pazienza sul colpo basso, quindi sui colpi di base dritto, rovescio o in uscita di parete, prima di giocare il pallonetto. Chiaramente c'è una differenza tra giocatori professionisti e amatori. Giocatori professionisti possono permettersi di giocare il pallonetto anche su palle più difficili, a differenza degli amatori. Però è sempre giusto fare una scelta tattica nel momento giusto, quindi quando è il momento di mandare indietro gli avversari, a prescindere dalla difficoltà della palla, parliamo per i professionisti, mandano indietro l'avversario, quindi pazienza nel giocare il basso e poi pallonetto per mandare indietro chi si trova a rete. Questo può essere trasferito a livello amatoriale appunto per la difficoltà di palla, perché se mi arrivano delle palle veloci al corpo o forti sulla parete mi conviene aspettare e mettere in difficoltà gli avversari che sono a rete facendoli continuare a giocare a volée, quindi un minimo di 2 o 3 scambi prima di fare il pallonetto e poi quando arriva una palla un po' più semplice che casomai esce dal vetro posso fare il pallonetto e mandare gli avversari in difesa conquistando la rete. Nei colpi di costruzione per arrivare a giocare il pallonetto o per attaccare la rete in maniera alternativa è importante essere molto precisi giocando o delle cichite o dei colpi veloci, rapidi al corpo come abbiamo visto nei punti precedenti, altrimenti se l'altezza della palla o la velocità della palla è sbagliata rischiamo di perdere subito il punto perché facciamo giocare agli avversari una palla più semplice. Anche in questo caso vediamo una differenza tra amatori e professionisti, perché chiaramente un professionista su una palla facile riesce a chiudere il punto e essere conclusivo molto più facilmente rispetto ad un amatore, però la situazione si presenta anche a livello amatoriale. Quando sbagliamo, come andiamo a vedere in questo video, l'altezza e la velocità della palla che giochiamo in difesa. Spesso chiaramente questo dipende anche dalla palla che arriva dalla volée dell'avversario, quindi se l'avversario fa una buona volée è difficile da difendere, come vediamo nel primo punto. Però chiaramente bisogna provare ad avere
più margine possibile per poi giocare un colpo dopo o basso ancora o per poi giocare il pallonetto. Andiamo a vedere adesso un punto giocato da Galan e LeBron contro Cingotto Teglio. Vediamo come Galan gioca una buona prima volée e qui subito dopo la risposta di Teglio gioca uno schiaffo al volo forte dove fa punto su Cingotto perché gli arriva la palla a mezza altezza, quindi sopra la rete, all'altezza delle spalle e ha la possibilità di tirare forte e fare punto, cosa che succede anche nel punto successivo. Subito dopo il servizio di Galan risponde Teglio, risponde alto e Galan con un altro schiaffo al volo fa punto sempre in lungolinea su Cingotto. Adesso vediamo che nel primo punto Galan aveva giocato un'ottima volée e quindi aveva costretto l'avversario in diagonale a giocargli una palla più facile, quindi di conseguenza si è conquistato quello schiaffo al volo con il quale ha fatto punto. Nel secondo è stato più un errore di Teglio che ha risposto male, comunque un servizio non troppo difficile, Galan è entrato e ha fatto di nuovo punto su Cingotto. Qui possiamo vedere che entrambe le volte lui la palla forte conclusiva la gioca in lungolinea su Cingotto. Perché? Perché la palla giocata in lungolinea rapida gli torna prima e quindi la scelta migliore è appunto giocarla in lungolinea piuttosto che giocarla in diagonale, dove si rischia di rimettere in gioco l'avversario dato che c'è l'angolo, c'è la doppia parete e quindi la palla è più facile che rimanga in gioco e che non viene avanti verso la rete, che è appunto l'obiettivo di chi cerca di fare punto su una palla rapida. Oggi abbiamo analizzato delle situazioni di gioco. Se il format questione di tattica ti è piaciuto, smash a like e iscriviti al canale. Se hai delle richieste particolari su situazioni di gioco da analizzare, scrivicelo nei commenti. Ciao ragazzi, ci vediamo in campo per il prossimo colpo.